Ciao a tutti, questo è il Viaggio col Tubo. Oggi siamo su Magnetic Island e su Joffrey Bay per fare snorkeling. Esatto, ieri siamo andati a Florence Bay, ma non abbiamo fatto video perché non c'era niente di che. Sì, siamo entrati in acqua, però non c'era già più nessuno a fare snorkeling, non ci siamo fidati più di troppo ed era troppo ventoso. Invece stamattina sì, di vento ce n'è, però accettabile, quindi seguiremo questo piccolo tracciato che è segnalato in mare con delle boe, non ce lo dobbiamo ricordare da questa mappa. Esatto, inutile tra l'altro. E praticamente niente, andiamo, vediamo. Snorkeling su Magnetic Island si può fare liberamente, non c'è bisogno di prendere nessun tour, di pagare niente, basta che avete la vostra attrezzatura, volendo la potete noleggiare. E niente, vediamo se vale la pena. Vediamo se vale la pena, seguiteci in acqua. C'è la bassa marea e ci hanno detto che è il momento migliore per fare snorkeling, forse anche perché camminiamo direttamente esatto. Fino alle boe. Esatto, è molto facile. Qui ancora si tocca. Sì. Però stiamo cercando di stare con le pinne su per non alzare la sabbia. Perché proprio lì sotto ci sono giant clamp. Venite sotto con noi a vederle. Ok, eccoci qua, siamo usciti dall'acqua, troppo freddo, siamo arrivati fino a quasi a poco oltre la terza boa. Sì, non abbiamo fatto tutto il percorso perché faceva davvero freddo. E poi abbiamo visto le cose, la cosa più bella subito. Esatto, perché praticamente ci sono queste giant clamps subito dopo la seconda boa, quindi sono veramente vicine e potete toccarle perché cioè sono praticamente sotto i vostri piedi. Volendo, se vi mettete in piedi, toccate quando la marea è bassa. Cercate di non calpestarle, state attenti. È diverso dalla grande barriera corallina, sì. È tutto molto più fangoso, se appunto appoggiate i piedi per terra diventa tutto fangoso e sì, la visibilità se ne va. Va bene, ora andiamo a cercare di fare la doccia a sbaffo dove abbiamo dormito, perché in realtà non potremo già ritornare. Abbiamo fatto il check out. Ci proviamo. Facciamo un ultimo video per convincervi che vale la pena venire su Magnetic Island. Perché? Perché qui c'è una delle colonie più grandi d'Australia, di koala selvatici. Ora, noi abbiamo visto wallaby, rospi, giant clams e non ancora koala. Quindi abbiamo cercato su internet e abbiamo visto che questa è la camminata migliore per esatto. Poterli avvistare ed è la The Forts. È proprio, diciamo, in mezzo all'isola tra Arcadia e Horseshoe Bay. La camminata dura 2 ore, andata e ritorno, quindi adesso andiamo, speriamo di vedere qualche koala e seguiteci. Allora, vi spieghiamo velocemente cosa sono questi forts, i forti. Praticamente sono dei forti costruiti durante la seconda guerra mondiale, praticamente in questa posizione vantaggiosa perché proprio in cima a Magnetic Island si vedeva tutto intorno all'isola, no? Verso il mare. E qui siamo Posizione dei cannoni. Posizione dei cannoni, qua è dove stava il cannone, là dietro posizione per, insomma, dove stavano i soldati a riposare in attesa di sparare, munizioni eccetera. E adesso saliamo più su, sì. Al forte vero e proprio. Andiamo. Allora, noi dalla stazione di comando e da Magnetic Island vi salutiamo. Questo era l'ultimo video. Speriamo vi sia piaciuta l'isola. A noi è piaciuta tantissimo. Sì.
ne vale la pena. Se volevate vedere più koala, andate al video dell'Australian Zoo. Esatto, lì li vedete più vicini, accarezzosi, eccetera. E svegli. E svegli. Quindi ci vediamo al prossimo video dall'Australia. Noi adesso ce ne andiamo dalla costa per andare nell'entroterra. Quindi seguiteci in questa nuova avventura. Finalmente Outback. Sì, nuovi paesaggi, nuove cose. Non vediamo l'ora, dobbiamo fare scorta di cibo e acqua. Sì. Ok, grazie ancora per seguirci e grazie per il mi piace che avete già lasciato e il commento che lascerete una volta che finisco la frase. Adesso. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Che ripresa dinamica. Dormo, mi muovo di più io che tremo rispetto a lui.